Bella a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi raga farò una cosa assurda e oltretutto sarà il primo video di questo tipo nel mio canale, ovvero è il mio primo vlog. Oggi non so se vi porterò anche qualcosina di fitness, quindi di allenamento, forse più tardi magari vi riprenderò giusto qualcosina, però lo scopo del video sarà incentrato su tutt'altro, ovvero oggi vi farò il piercing proprio qui. Lo so, starete dicendo sì, pazzo, ma che cosa fai? È stradoloroso, lo so, voglio provare. Mi è preso sto trip e niente, oggi lo proverò, vi porterò insieme con me, così vedrete un po' qual è la mia soglia del dolore, se farà tanto male, vedrete un po' come mi sta, qual è la mia sensazione così di primo impatto. E niente, secondo me è qualcosa di carino, magari da vedere. Giusto perché su YouTube poi di questi format non ce n'è e quindi secondo me sarà interessante. Bella, a dopo. Vai, un bel sospirone. Finito. Ah, vabbè, dai, che importante. Questa di peggio. Il dolore, però. Meno, è l'esplosione di dolore. Adesso ti rilassi, ok. In realtà non so dove voglio fare. Che figo. Ti sta da paura. Sì. Che figata. Sono messo meno lungo, Già fatto? Sì. Sì. Adesso in base alla grandezza. Allora, tieniti questo un pochettino su, che ti rinfresca e ti disinfetta. Vado. Sei un grande. Grazie. Adesso mi devi portare tutti i tuoi followers. Eccomi qua, raga, sono tornato a casa. Eccolo qui, piercing al capezzolo. Guardatemi bene. Qua sotto. Che dire, raga? Allora, contento, sono contentissimo, cioè mi piace un sacco come mi sta. Passiamo al fattore dolore. Vabbè, adesso tanto qua sono arrivato a casa, posso anche togliere gli occhiali. Allora, il dolore si sente, cioè è comunque un istante, cioè senti proprio in quel momento, neanche ti fa 3, 2, 1, proprio boom, senti un'esplosione di dolori indescrivibile, cioè è come quando vi dicono hai fatto quel determinato piercing o quel determinato tatuaggio e ti dicono è come se fosse un pizzicoso, no, cioè non si può descrivere, è una roba che provate se la fate, se no niente. È comunque doloroso, sì, ma è una cosa istantanea, quindi strafattibile e strasopportabile, chiunque può farlo. Mi piace un sacco e niente. Sono contento, raga, che vi posso dire? Adesso in questo momento mi sento un po' strano, diciamo, cioè sento che comunque questa zona qua, sento che qualcosa mi ha bucato, cioè nel senso è ovvio, cioè non ho dolore, però comunque mi sento un po' strano, ci sta. Infatti adesso vedrò se allenarmi oggi o no. Comunque allenarmi posso, cioè non c'è alcun tipo di problema. Se qualcuno di voi volesse farlo, vi dico un po' cosa mi ha detto la ragazza che me l'ha fatto. Potete farvi sia il bagno in piscina, anche se c'è il cloro, quindi potete fare tranquillamente il bagno,
uscite dalla piscina e semplicemente vi lavate con l'acqua dolce. Stessa cosa per il mare, anzi il mare metto che fa stra bene perché appunto c'è il sale, disinfetta, quindi anche lì bagno al mare, fatelo tranquillamente, usciti dall'acqua fate la doccia con appunto l'acqua dolce e niente. Quelli sono le semplici precauzioni da prendere. E un'altra cosa, utilizzare la crema, la gente lì in beta, adesso anche lì non so, magari 2-3 volte al giorno, non lo so, comunque io penso che farò mattina, prima di andare a dormire, magari a pranzo, la metterò e niente, sono stracontento. Fatemi sapere che ne pensate, vi giuro, non so cosa dire, cioè è stranissima questa sensazione e niente, dai. Penso che comunque mi allenerò, quindi non vi saluto ora, ma magari vi metterò giusto qualche clip, perché comunque è un vlog e non voglio che ci sia troppo di allenamento, anche giusto un po' per cambiare. E niente, direi di beccarci a dopo allora. Bella! Ciao raga, eccomi qua, il momento dell'allenamento. Appena finito lo stretching e nulla, come avevo già accennato, vi riprenderò proprio giusto qualcosina, oggi sarà una giornata molto leggera, avrò giusto qualche verticale, avrò un po' un lavoro di tirata, ma nulla di che, perché come ho già detto mille volte lo scopo del video era tutt'altro. E niente, quindi vi lascio a questo breve momento di miei clip d'allenamento e niente, ci becchiamo al prossimo video. Bella raga, a dopo. Niente raga, ho praticamente finito l'allenamento, ho poi cambiato idea perché ne farò altri migliaia di video dove vi riprenderò mentre mi alleno e quindi ho detto ma sì, cambiamo oggi i vlog. Niente, io lo chiuderei qui, vi ho raccontato qual è stata la mia esperienza, questo è il piercing, sono stra contento, quindi top, nessun tipo di pentimento o cose simili. E niente, io direi di beccarci al prossimo video e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se vi piace, se mi sta bene, se sono stato un pazzo a farlo, se voi invece lo fareste e niente, ci becchiamo al prossimo video. Bella raga.